prima Mirko mi ha chiesto se io supponevo, perché io supponevo se per me l'impressione che ho avuto, noi abbiamo avuto come Assi in paese la cogestione l'anno scorso, 2009, col comune, e l'anno scorso con la Proloco e l'amministrazione comunale, la creazione di Eventi Nogara. Per Nogara tanti la amano, tanto la fa verso il festival del Sanremo, chi che spara contro, chi la ama, chi la odia, eccetera. No? Allora, io ho avuto l'onore barra onere di portare avanti assieme al presidente della Proloco e all'incaricato dell'amministrazione la gestione dell'anno scorso. E ti posso dire che non è facile, perché tutti e tre abbiamo praticamente sacrificato l'estate per questa cosa. Il suggerimento che mi è ricavato da questa esperienza, che poi noi abbiamo fatto nostro, diciamo, abbiamo questa cosa, è la gestione più professionale di tutto questo evento. L'evento che è importante per la realtà di Nogara, perché coinvolge sia i commercianti, da vetrina ai commercianti, a gente che viene da fuori, infatti domeniche si è aperti, si vedrà magari di prolungare anche gli orari il sabato di sera in modo che la gente possa andare ad acquistare, eccetera. Ma soprattutto anche le associazioni che partecipano a questa festa hanno modo sia di farsi vedere con l'esposizione che c'era l'anno scorso, c'è stata l'altrano, eccetera, ma sia di lavorare e incassare qualche soldino per la propria attività, sia di volontariato e delle vite private, di farsi vedere, di farsi notare, di dire ci siamo anche noi. Noi non possiamo paragonare quella di Giorgio della Scala, Giorgio della Scala è su un altro pianeta. Loro hanno capito prima di fare una gestione più professionale, quindi della questione, anche perché io che non faccio il contabile, praticamente mi sono trovato a dover fare il contabile, mia malgrado, anche se non avevo voglia, perché io ero responsabile, presidente, fai tutto quanto. Non abbiamo i mezzi economici per pagare un ragioniere o qualcuno che possa fare questo. Poi dopo anche c'è un'altra cosa, c'è il discorso che un'associazione che non ha scopo di lucro non può avere un certo fatturato. Tecnicamente questo fatturato è stato quasi raggiunto da parte della sua impresa, allora noi non possiamo più permettersi di gestire una festa che supera certe cifre. Allora per questo nasce anche la necessità di dover fare una società di gestione con propria partita IVA, con propri conti correnti, con un proprio contabile amministrativo, con un proprio responsabile, che poi vede coinvolte le associazioni, vede coinvolte i privati. Si discuterà, si vedrà, insomma, adesso. Ti posso chiedere una cosa? Il fatto che avete fatto appunto la festa delle Isole come cosa, non sarebbe il caso che Assi Imprese mettesse sul sito il bilancio di queste due feste, visto che attinge soldi pubblici, e quei soldi pubblici, allora, non sarebbe il caso che venissero controllati? I soldi pubblici sono stati attinti, visto che insomma, gli accordi erano giustamente che la festa, cioè chi gestiva la festa, facesse un bilancio da presentare all'amministrazione comunale, e questo bilancio è stato presentato, protocollato intorno al 20 di dicembre. Allora si può avere sul sito, così magari anche la gente lo può vedere, così insomma si rende conto di come va la festa? Secondo me no. Perché? Perché è una gestione fatta dal comune e comunque mette in evidenza. C'è la gestione di un'associazione, l'associazione, il gruppo deve rendere conto a chi gli dà il soldo. Sì, noi siamo. Dopo sarà l'amministrazione eventualmente. No, se vuole l'amministrazione da soldi pubblici, non sono dell'amministrazione, sono di Novaresi. L'amministrazione valuterà o vedrà, sì, no, saprà da farsi, capito? Però noi dobbiamo rendere conto come associazione, come te, se l'associazione Arcobaleno. Sì, certo. Fai una festa, adesso io ti dico, mi fai vedere i conti, che diritto io ho di vedere i conti? Beh, se, poi, se, allora, se tu hai diritto ai soldi pubblici,
se tu, okay, se tu attingi da soldi pubblici, sarebbe il caso che li contassi nei logaresi dove sono andati. Ah no, no, cosa dico? No. Ah, no. C'è l'amministrazione che dà i soldi. No, l'amministrazione, non è che ti dà i cittadini che dà i soldi. L'amministrazione ah, no. Come atto amministrativo. Ho capito. Ma i soldi di chi sono? Sono tuoi? Certo. Ah, tuoi sono? Solo dell'amministrazione comunale. No, i soldi sono dei cittadini. Ma l'amministrazione ha mandato cioè, ma... dai cittadini a amministrare. Allora, siccome... Ora ci dovrebbero essere tutti i bilanci di tutte le associazioni. Di tutte le associazioni che prendono i soldi pubblici. La mia non prende nessun soldo pubblico e non te lo metto. Fa domanda. Ma perché devo fare domanda? Ma che discorso è quello lì? Ti sto solo chiedendo, visto che le imprese come le altre attingono a soldi pubblici. I soldi pubblici sono di Novaresi, non dei Costantini, anche dei Costantini. Ho detto dell'amministrazione. Non sono dell'amministrazione, sono dei Novaresi. Vabbè, Costantini, a te che ne sono potete dire. Stiamo giocando sulla questione, il bilancio è stato depositato. Ok, bravo, io è a disposizione dei consiglieri. Allora io, sul fatto di pubblicarmi o meno, vedremo. Ma siccome penso che sia a tua discrezione farlo o meno. No, se no bisogna che pubblichiamo tutti, vediamo. Insomma, siccome la imprese l'ha attinto a piene mani da soldi pubblici. Se poi non vedi niente, te scopo. No, ma io non sono divenuto che non mi conto. Appunto, non c'è niente da nascondere. Lo mettete online e tutti lo votano. Ma daremo i risultati del conto, altrimenti mi ricordo la mia cosa. Se tu sei consigliere, puoi prendere, puoi fare richiesta del conto. Ma sì, ho capito, consigliere. Mi hanno voglio dire, siccome, come ha detto il sindaco, non è obbligatorio, certo che so. Non so che è obbligatorio. Scusa Mirko, penso che anche, siccome sono dei dati, adesso non so dettagliatamente, esatto, eccetera, io mi sono anche, ho la fortuna di avere un parente che è legale, e mi ha detto guarda questo pubblichi qualcosa, eccetera, puoi andare incontro anche denuncia da parte anche di un socio. Tu hai ragione, però ci sono delle leggi che tutelano certe cose e bisogna andare nel fondo, bisogna stare attenti a pubblicare certe cose. Comunque, ecco, morale della favola, quest'anno penso io non me ne occupo più un'altra cosa da fare, però chi sono in perà, spero che manda avanti il discorso della gestione privata, non penso che si riesca a fare quest'anno, però per il futuro, in modo da, come ha detto Antonio, di sviluppare un discorso, una sede fissa, anche perché i cucini hanno sempre più limitazioni da parte degli ASL a poter esercitare in queste feste. Poi ci sarebbe una struttura fissa, sarebbe una bella cosa che viene inserita. Beh, quello che si è pagato di struttura mobile fino adesso sarebbe il caso di farlo la struttura fissa. Che vuole sempre e comunque una società che possa accedere, un mutuo. Un'associazione non può accendere un mutuo. Sono d'accordo. Vedi che allora il discorso è della. No, ma io ti sono puntualizzato su quella cosa lì, perché i soldi sono lì, tutti sarebbe il caso di contare.